Ciao a tutti ragazzi, e come al solito sono Frankie ed oggi sono qua per questo nuovo video su Speedrunners. Questo gioco molto carino, indie, un po' particolare, un po' strano direi, dove bisogna cercare di fare delle cose pazze, ovvero uscire dallo schermo, che sembra abbastanza semplice come presentazione, no, della storia, ma in realtà è un gioco completamente fuori di testa. Però si può giocare soltanto in multigiocatore, quindi è un gioco abbastanza divertente perché comunque sia c'è la competitività. E allora facciamoci una partita classificata nella speranza di riuscire a trovarne una, fra l'altro. E niente, ok, ne abbiamo trovata una, ci mettiamo lo squalo, perché lo squalo è abbastanza potente. E vediamo subito, adesso saremo spettatori. Allora, il gioco, come potete vedere, è in 2D. Adesso io non sto giocando, sto nella fase d'attesa. È fino a un massimo di 4 giocatori per partita. E lo scopo qual è? Uscire letteralmente dallo schermo. Cioè, nel senso, voi dovete cercare di andare agli estremi dello schermo, in modo tale che tutti gli altri rimangano, tra virgolette, schiacciati fuori e quindi muoiono. Se però, durante la partita, uno soltanto dei giocatori dovesse uscire fuori dallo schermo, automaticamente inizierà a rimpicciolirsi. Ma allora, non perdiamoci in chiacchiere ed iniziamo. Io sono lo squalo blu, cioè tecnicamente quello che in questo momento sta più avanti. Non so come cacchio ho fatto. Ecco, vedete, in questo momento lo schermo si sta iniziando. Vedete, c'è una banda rossa. Allora, io vi consiglio di giocare col controllo dell'Xbox, perché senza è un po' un impiccio. No, 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 oddio mio. Ah, oh, oddio, no, 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 mamma mia, mamma mia. Questo ho giocato con gli amici, sarà una cosa epica. Non so che cosa ho fatto, ma l'ho fatto. No, sono cascato di sotto. Che sfiga, c'avevo pure un oggetto, no. Vabbè, ma niente, ce l'ho ancora poi tra l'altro. Mi sembra che si usa con B. Non so che cosa ho fatto. Bastardi, no, ma avete già lasciato dietro? Oh, I'm funny. No, 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 non posso, non posso. Ok. So agli estremi, so proprio i bordi. Ok, ce la posso fare. Mamma mia, che bastardo schifoso. Leeds. Ok, lasciamo stare queste frasi. Vabbè, io sono stupido, mi spari i missili addosso. Però non è possibile. Non sono così forte. Cosa ho fatto? Allora, questa è la cascata bastarda. Chi ha vinto? Ma oh, ma io voglio scoprire adesso che cosa c'è qua sotto, per curiosità, Mi sa che c'è il vuoto totale. Ah, mi sa che ci sono gli spuntoni, ecco perché. Ok, allora questo gioco è abbastanza complesso in realtà, perché con tutti i power up, i casini e le esplosioni che ci stanno, poi non si capisce più niente, non capite neanche poi voi dove state. E dovete stare anche attenti però a un'altra cosa, ovvero gli spuntoni, perché se voi li toccate morite nell'istante proprio, no? Cioè, sapete quegli istanti, no? Naturalmente io, dai, che fra i due litiganti il terzo gode. No. Ok, io sono primo, cioè sono davanti, occhio. Qua ci vuole abbastanza concentrazione. Vedete che lo schermo si sta letteralmente rimpicciolendo. Devo sperare. Oddio mio, che cosa. Mamma mia, questa era la chance giusta. No. Sto letteralmente concentrato al mare. Io odio gli spuntoni. Io odio. Ok, ho lasciato indietro. Vedete, era questo punto qua, bastardo. Dovete principalmente usare pochi tasti sul controller, ovvero il tasto Y, che serve per utilizzare, per abbassarvi. Poi il tasto X per saltare. Cioè, scusate, il tasto A per saltare. Il tasto X per gli oggetti, mi pare. E poi nient'altro. Cioè, abbastanza. Ah no, scusate, il tasto X si usa per il rampino, che in sto gioco, a quanto vedo, è leggermente importante. Sono dietro. Non faccio un attimo a parlare, che già mi ha ammazzato. Allora, siccome sono entrato in una partita già iniziata, il punteggio non me lo danno. Però ci sono le classifiche, ci sono dei sistemi, no? Del ranking, delle cose. È abbastanza competitivo, se ci pensate. E vediamo un pochettino che mappa fare. Io opto per le mappe del workshop, perché qui la gente può costruire le proprie mappe e, tra virgolette, crearle. Ce ne sono veramente tante, quindi sono un po' fighe. E nulla, voi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo gioco, se vorreste vedere altri video e magari con altri youtuber, che ne so, perché questo gioco ce l'hanno più o meno mezzo mondo, quindi si può fare. Poi non costa neanche tanto, cioè costa tipo 3 euro, una cosa del genere, nei siti The Game, perché su Steam mi sa costa un po' di più. Allora, c'è quel power up bastardo di oh, oh no. Allora, le cose sono bruttissime quando avete lo schermo che inizia a rimpicciolirsi. È abbastanza drammatica. Poi la cosa è,
che è abbastanza particolare è che il gioco continuerà a rimpicciolirsi fino a che adesso io non muoio. Ce la farà Frankie? Sono morto, eh? Vabbè, ero proprio arrivato al bordino proprio, no? Al bordino. Cioè, faccio un po' abbastanza schifo, dipende dalle partite, eh? Perché sennò sono anche abbastanza forte, ma allo stesso tempo abbastanza debole, dipende. Adesso se non permettetemi. Allora, usiamo bene il rampino, perché se ci pensate, è tutto un gioco di rampini qua. Ma io che ho questo raggio, ad esempio, non serve a niente. Poi ci sono queste piattaforme tipo gialle e nere. E vabbè, guarda, guarda se non ci muoio, guarda se non ci muoio. Corri, corri squaletto, corri, corri che se non mi superdi. Dai, oh, dai, mamma mia. Vabbè, sentite, se siete... Ma chi è questo? Mio. Oh, che dai che gli ho lanciato io una bella scatola. Ecco, questo si chiama usare bene i power up. Ok. E abbastanza, guarda, no. Mamma mia, mi sono salvato dalla cosa. Sono primo o sbaglio? Attenzione. Forse me la rischio? Sono... Ma sono tipo avantissimo. Perché non mi dice che ho vinto? Bastardi. Gioco trucca. Ho vinto, mamma mia, quanto sono forte. Finalmente, non dico una vittoria ogni tanto. Ok, quei due già sono partiti così a random. Attenzione. Allora, dai che ce la posso fare. Mamma mia. Io sono semi paralizzato perché... No, no, guarda, non c'è morto, non c'è morto. Guarda, eh. Porca miseria però. Mamma mia, oh. Che palle. L'odio sta... La cosa è sta cosa. Perché la barra socchia? Cos'è? Cioè... Che palpebre. Il problema è che... Quello blu sta per vincere, perché bisogna fare 3 vittorie. Dopodiché la partita finisce. Mentre io sto a 1, quindi sono l'unico che bene o male riceverebbe dei punti. Ok. Il problema di stare così al bordo della mappa è che poi non si ha la certezza di quello che c'è. Del tipo che bisognava riscendere sotto. Queste sono le cose. Oddio mio, sta esplodendo tutto. Ma sbaglio, siamo rimasti solo io e questo. Va bene, allora. Merda. Oh, io sono concentratissimo, eh. Sono nella fase concentration. Oddio. Oddio mio. Questa l'ho giocata malissimo. No. Sempre qua mi fanno fregare. Do più 40 però, mica male. Mica male. Sono stato abbastanza forte, eh. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se volete vedere altre partite su questo gioco e se magari in compagnia anche di altre persone. Quindi, spero che questo video vi sia piaciuto un'altra volta. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace in caso il video vi fosse piaciuto. Se non siete iscritti, iscrivetevi perché ci sono un sacco di video, un sacco di cose settimanali. Noi ci vediamo però in un prossimo video, come sempre, dritto per dritto.